Buonasera a tutti e ben ritrovati nel canale di Aurenar. Sono Antonio e insieme a me c'è Edoardo. Ciao. Ciao Edoardo, direttamente da ilvideogioco.com, che è il sito per cui collaboro. Oggi vi facciamo vedere un gioco che è entrato da un mesetto in accesso anticipato e per il quale curerò la recensione proprio per il videogioco.com. A tal proposito, vi invito a seguire il sito che vi linko, chat. Ok. Cosa possiamo dire di questo Legend of Keepers, che è sviluppato da Goblins Studio? Che, se non ho capito malissimo, è uno studio italiano, o sbaglio? Ma guarda, non mi ricordo che sia italiano con Ok, Blues. Non me lo ricordo. benissimo, magari mi Sì. sbaglio. Cosa rende particolare Legend of Keepers? Lo commento solo dal pochissimo che ho visto da... Sì, per me è tutto alla cieca, diciamo, Io già do oggi. la blinda per te. No, io già rido perché. Quindi, da quello che ho capito, somiglia tantissimo, si ispira a Darkest Dungeon, molto bello, però dalla parte dei cattivi, come il famoso Dungeon Keeper della Bullfrog degli anni 90. E insomma, vediamo un po'. Non sono certo di essere online, spero di sì. Sì. Lo auguro. Quindi andiamo alla scoperta di questo gioco che vedo qui. Come studio è francese. Francese, perfetto. E io che cosa avevo detto? Italianissimo, no? Italia, Francia, Spagna, purché se Spagna. Ok. Quindi vedo subito subito a sinistra, come vedete voi, che è aperto al modding. Ci sono anche canali Discord, insomma, newsletter e chi più ne ha più ne metta. Vediamo insieme adesso che cosa ha da offrire. Apriamo un nuovo salvataggio. Tu l'hai provato in anteprima, no, Edo? Io l'ho provato, ho fatto l'anteprima un po' dietro e mi ci sono divertito. Però ora, avendo poco tempo, come tu sai. Quindi, ora fai parte della Dungeons Company. Come letto nell'inserzione, il tuo compito principale è proteggere i tesori che conserviamo ai nostri dungeon. Non abbiamo molto tempo da dedicare alla formazione, quindi cerca di stare al passo. Ci provo. È la Monopolo. Gli eroi continuano a cercare di rubarci i tesori. Il team di marketing ha lavorato duro per promettere ore e gloria a questi avventurieri idioti. Abbiamo un po' di tempo prima che arrivino, quindi piazziamo le trappole ai nostri dipendenti per preparare la difesa. Quindi è una sorta di azienda. Va bene. Diciamo una sorta di Ok. Reparto come marketing. Smithers, come dobbiamo fare come Smithers quando Liberare i cani. Va bene. Allora, posizioniamo la trappola addosso. Va bene. Posso spostarla? Oh, la posso rimuovere? Ok, convalidiamo. Lasciamo sempre una stanza vuota in ogni dungeon. Puoi usarla per tendere un'imboscata agli avventurieri con uno dei tuoi incantesimi preferiti. Sarebbero questi? Alcune sale sono dedicate al combattimento. Questa è la mia parte preferita. Ricorda di analizzare ogni gruppo di avventurieri. I tuoi dipendenti contano sulla strategia efficace e senz'altro escogiterai. Fai attenzione agli attacchi e alle resistenze dei combattenti, sono elementi chiave per la vittoria. Sì, sicuramente escogiteremo Sì, il primo. non ho dubbi su questo, guarda. Allora, vediamo un po'. Partiamo dall'arciere. Arisse. Resiste al ghiaccio, cioè debole al ghiaccio, vedo. Forte alla natura. 40 di danno fisico con l'arco. Schiva gli effetti della prima trappola normale incontrata. Molto bene. Poi abbiamo il esploratore, il bruto. Ti conviene fare la prima trappola un po' all'acqua di rose per lui, Ok. poi la seconda la
50 di danno natura, applica veleno 3, applica veleno 4 con l'altra abilità. Veleno 4 al mostro con la vita più alta a inizio di ogni combattimento. 20 danno natura al turno successivo. Molto bene. Tra qui abbiamo il barbaro, Valkrolm, che fa danno fisico, applica armatura spezzata 3. L'armatura viene ridotta di 40. E poi furia. A tutti gli eroi il morale danni inflitti aumenteranno del 30%. Molto bene. Mi sa che il primo da eliminare è proprio lui, a questo punto. Quindi la trappola l'avevamo fatta. Master. Cos'è? Non si chiamo... Applica sanguinamento. Facciamo così. Negromante e fantasma. Il fantasma magari qua. È il negromante scheletro. Ok. Quindi. Ok. La catapulta ha fatto effetto. E che cosa? Rifacciamo un incantesimo. E ora si va a si combatte. Questo lavoro ogni tanto c'è anche da bullizzare qualche inutile umano. Come vedi, ha il suo lato divertente. Puoi ucciderli, questo è ovvio, oppure terrorizzarli finché non fungono come contadini impauriti. Ricorda, in battaglia i combattenti più veloci agiscono per primi. Va bene. Chi è più veloce qui? Ok, lui. Aia. Ok, tocca allo spettro, al fantasma. Proviamo a fare scappare lui. Sembra quello. Qual era quello che aveva più spavento? Ah no, fa in automatico. E avevo cliccato questo. Aia. Gli ha fatto veramente male. Ci riproviamo. E il barbaro forse fo... forse forse io non posso selezionare. No, devi finire questa fase di combattimento. Ok, lui è scappato, ce l'abbiamo fatta. Perfetto. Io ho perso un negromante, quello si è accasciato. Ok, molto bene. Vabbè, non ti preoccupare, la prima volta è così. Conto di lui che è il boss finale. Non credo dove che faranno. Come si permettono i pischelli? Seleziono un attacco. Sì, va benissimo. Faccio molto male. Faccio un baffo di quello che stanno facendo. Oh. Morto malissimo in ginocchio. Vabbè, forse è la fine che avrebbe desiderato. Allora voglio finirlo col morale. Aia. Ok. Ma lui è un cartello in continuo. Sanguinamento da 24 di danno aria. Va bene, può scappare. Ah, era una ragazza, non l'avevo neanche riconosciuta. Molto bene, c'è un colpo d'occhio e io... ci avrà influenzato lei. Sì. Quindi sapevo fin dall'inizio che avevi la stoffa. Sappi che qui nella Dungeons Company premiamo il talento e ricompensiamo l'ambizione. Punta al massimo e così si conclude la tua formazione. Ci vediamo l'anno prossimo per la valutazione annuale. Se farai un buon lavoro nel proteggere i nostri tesori, otterrai la promozione che meriti. Va bene. La tortura è una passione. Appena detto questo, molto bene. Hai detto niente. Talenti. Ogni volta che un mostro viene sconfitto, dà il 10-20% di chance che il master ottenga guscio. E guscio significa il danno subito dagli attacchi viene ridotto di 20%. Oppure hai detto niente, già. Furia che aumenta, abbiamo visto nel barbaro, aumenta il morale
i danni inflitti. Poi abbiamo intimidazione, che non è neanche tanto male. Mi faccio scappare prima. Quando un eroe viene sconfitto da un mostro, dà il 10-20% di chance che il gruppo di mostri ottenga Furia 3. Sono indeciso tra gli ultimi due. Allora, siccome non sono sicuro che ucciderò molti eroi per ora, sembra un po' più utile questo. Ok. Sarò più terrorizzante, diciamo. Qui ci sono, immagino, tutti i miei sottoposti: Goblin, Orco, Scheletro, Orco, Negromante, Yetigo, Corno dell'Adunanza, Catapulta d'Osso e Sega Circolare. Molto bene. Ok, se premo personalizzazione. Ah, ok, posso personalizzare La difficoltà. la difficoltà che mi sposta l'esperienza ottenuta. Allora, vita del master. Basta. Vabbè, per ora andiamo standard. È normale. Let's get to work. Welcome to the company, Mog. Quindi, mi ha chiamato Maug, non so perché, sono felice di averti con noi. Le tue leggendarie tecniche di management ci faranno comodo. Ti daremo da gestire una piccola squadra nel vecchio impero, una regione invasa da umani. Il tuo compito è radunare i mostri nella zona e insegnare loro a difendersi. Trasformali in dipendenti esemplari, pronti a dare la vita. E non solo una volta, per la Dungeon Company, ok. Anche giusto. Di settimana 1, andiamo a vedere. Come vedi, il gameplay è a più fasi. Ciao Wimbawe, streamer serio mi sembra un pochino esagerato, però si fa quello che si può. Quindi, posiziona i tuoi mostri. Faccio come prima. Prima questo, okay. Poi questo, il più lontano l'arciere così è più protetto. È convalido. Una bella trappola, una trappola meno 10 morale e furia 3. Ci proviamo. Convalido. Qua ci sarà la sala. Ok, con. Sarò troppo classico, avrei messo una bella sega che ho comunque. Qui metto sempre il più pesante davanti. Il debole dietro. E qui mettiamo la. Il sempreverde Ah, per la mia felicità. seconda circolare. E poi c'è La il desolazione di boss Mount. di Maug. Esatto. Vai, cominciamo molto bene. Dunque, Push. tocca al goblin. Non mi piace quello sciamano stregone. Cos'è? Un elfo. Cominciamo a. Oh, bellissime le animazioni. Quella è senza un braccio, vedo che sta sanguinando copiosamente. Vabbè. Ma se manco le toccate, sono fiacco. Molto bene. Ai, Ai. l'elfo fa male. Ah, la spada! Anche noi abbiamo una spada! Molto male. Allora, io cerco di togliere dalle scatole l'elfo perché mi sembra molto molto fastidioso. Quasi. Aia. Quasi. Dai, quasi morto. No, si è curato, maledetto. Vabbè, ora c'è la prima trappola. Questo è il corno di guerra che demoralizza loro e fortificherà gli altri. Qui farò danni da fuoco, così in teoria dovrebbe morire l'elfo. Oh.
Ho attaccato il primo. Ok. Oh, finalmente. Bello come muore sempre malissimo. In ginocchio anche questo. Sì, ah, tutti in ginocchio vanno, ok. Blocco di ghiaccio, 65. Alito congelante. Vai, proviamo. Ok, okay, questo. Il danno subito aumenta del 15%. Molto bene. Lelo, ti fa vedere gli stati in cui è. Eh sì. Qui c'è la furia. C'è il veleno. C'è la furia ancora per due turni, immagino. Mi ha appena segato un po' la corazza. Io vedo che gli faccio un po' più male con col morale, anche se questa mossa è stata ben dannosa. Ho notato che adesso è cambiato. Fuori di sé, il danno subito aumenta del 75%. Peccato che non ci sia più tempo. Che disdetta, vero? Avevo spazzato via. Allora, hai protetto il tesoro. E mi stanno dando qualcosa in premio, immagino. Sì. Quindi scheletro di ghiaccio. Le creature di ghiaccio non mi dispiacciono, però... Majorette scheletrica. Arpia. Allora, andiamo di arpia, anche se sono molto indeciso. Immagino che ci siano anche le classi, vedono le razze, scheletri, orchi, pelle verdi o scheletri. I scheletri mi stanno dando soddisfazioni comunque. Oh, sono indeciso, sono molto indeciso. Un aiutino dal pubblico, aspettiamo un minuto, vediamo se arriva qualche commento. Jerry? Io sarei indeciso tra scheletro di ghiaccio e arpia e propenderei per lo scheletro. Tu, Edo? Cosa fanno? Rifammi vedere. Lui fa... 60 danno di ghiaccio e applica congelamento. Sì, e fa meno 9... Con l'aria fa meno 9 al morale. Poi... Majorette fa danni ad area, sì, vedo, a tutti e tre. 12 di fuoco e meno 18 al morale. E l'arpia? E l'arpia colpisce tutti e tre ad aria oppure la prima fila, il primo della fila davanti, e applica stanchezza. No, a questo punto lo prendo per il per lo scheletro? Sì, sì. E dal pubblico leggo scheletro, quindi va bene, confermo. Come probabilmente immaginerai, morire non è piacevole. Avevo il sospetto. Fortunatamente il nostro necromedico è qui per resuscitare i tuoi dipendenti gratuitamente, grazie. Tuttavia, per essere riportati tra i vivi dopo un assaggio di pace eterna può essere piuttosto demotivante. Se i tuoi dipendenti muoiono troppo spesso, potrebbero soffrire di esaurimento. Dai, poverini. Beh, un po' meglio di Darkest Dungeon, che quelli andavano fuori di sé durante l'avventura. Tranquilla, Wimbawe. Sparavano per dire o danneggiavano il loro compagno. Sì, andavano. Esatto. Dice, no, quello è Ginolza. Tremendo. No, quello è un eretico, non lo curo. Quindi il morale dei tuoi dipendenti è quindi una questione da prendere sul serio. Di tanto in tanto concedi loro una pausa e inviali alla guarnigione, mi sembra giusto. Dopo una festa organizzata per festeggiare una difesa vittoriosa, avranno più voglia di tornare in azione. No. Come? Per farsi ammazzare. Eh sì, abbiamo l'orco che, poverino, è il più demotivato di tutti, anche se ha ancora 5 cariche... Il goblin, giustamente, ne ha persa una su 5. Una sorpresa su 5? No. Direi che quello messo peggio sulla carta è il piccolo goblin. Va bene, dai.
Abbiamo capito. Dipendenti 7 su 12, trappole 3 su 6. Con la gestione squadra puoi scegliere in che stanza verranno schierati i dipendenti durante la DASE, la fase preparatoria di un dungeon. Ok. Quindi i dipendenti uccisi perdono uno o due di Ricordo motivazione. che l'italiano è una lingua maledetta, Eh e sì. poi la D sta accanto alla F nella tastiera, sulla tastiera. Beh. Se la motivazione di un dipendente arriva a zero, andrà in esaurimento per 10 settimane. Brutto. Dipendenti recuperano 3 motivazione se restano in guarnigione durante la difesa di un dungeon. Va bene, quindi facciamo riposare però nessuno. Sta benissimo. Poi la prossima volta facciamo riposare il goblin che immagino sarà uno dei primi a schiattare. Ok. Abbiamo pure la scorta, possiamo andare. Devo mettere forse qualcuno in guarnigione, ho capito. Ok, chiudi. Queste sono le opzioni, immagino, sì. Scegli un incarico. Mercante, addestratore, ingegnere. Dunque, mercante, compra un mostro o una trappola da questo commerciante senza scrupoli. Oppure spendi un po' di oro per addestrare i tuoi mostri attivi. Spendi un po' di oro per potenziare le trappole. Io vorrei potenziare i mostri. Dubito subito. Quindi, soprattutto il piccolo rincoglionito. Piccolo goblin. Mi costa 100 addestrarlo. Vorrei quantomeno dargli un'attacca in più di motivazione. Vabbè. Addestriamo pure l'orco. Niente, sto addestrando tutti quelli della prima stanza, della prima ondata. Va bene. A questo punto, settimana 3, alchimista. Tramuta sangue o lacrime in un'altra risorsa. Risorse inadeguate, quindi non ci posso andare. Andiamo a vedere soltanto. Nonostante il disordine che regna nel suo laboratorio, l'alchimista può tramutare le tue risorse tutte le volte che vuoi. Faccio una conversione di materiali. 10 e 10 fanno oro, ma non ho materiale a sufficienza. Ho 0 lacrime. Le lacrime le raccolgo dagli eroi spaventati. Quindi devo. È interessante questa cosa. Non li devo solo distruggere, uccidere, ma anche spaventare. Ti Così spinge il gioco ad alternare un po' chiaro? a E no, volte. devo fare tutto da me senza l'alchimista. Quanto riguarda il corso, hai ricevuto una lettera dal centro di addestramento mostri. Si offrono di addestrare uno dei tuoi dipendenti in cambio di una grande quantità di oro che io ho furbamente speso prima. Mi dispiace, scheletri. Penso io a te, non ti preoccupare. Ti era arrivato il piranha Edwige, giusto? Che l'ho detto. Quindi arrivano altri avventurieri settimana 5, andiamo. Quindi difficoltà da 1 a 5 è 1, disastro niente, sala di riposo. Sala di riposo non so cosa sia. Mostro oro 50-85. Vediamo di farne scappare almeno uno questa volta. Eh Così ho un po' di lacrime. sì. Vai, vediamo. A me Quindi. piacciono queste produzioni perché c'è molta ironia. È vero. Allora, qui proviamo subito subito la nostra new entry. Allora, ti dico una cosa, perché lo sai, tra l'altro il mio avatar su Discord lo fa capire. Dico, se tu trovi il radio, lo devi accoppiare con una. Per forza. Io devo interdire l'accesso a Discord qualche volta. Vai avanti. Ai ai. va bene. Quindi, corno un'altra sega, così siamo sempre tutti contenti. Non è Poi detto che troppe seghe facciano male. non quando sono dalla tua parte. A tuo favore, diciamo. Infatti. Qua c'è Mauk. Ok. Che non è desolato al momento. Qui abbiamo. Mamma mia. Che è successo? Mi ha scambiato l'ordine, maledetto!
Malaga! Qui abbiamo una diapositiva. Malaga! Audio. Sì, mo, parecchi, veramente parecchi. Quindi togliamo un po' di morale sperando che riusciamo a farne scappare almeno uno. Aia. Sono eroi. Bella questa animazione. Bellissimi. Poveretto. Aia, al volo. Poveretto. Urlo di terrore, mannaia. Sì, sì, almeno uno lo devo sciroppare perché sennò... Sì, sì. Ok, quello piange. Mamma mia, che dolore. Aia. Eccoci il resto. Lo scheletrino ha ceduto. E anche il bestione. Okay, la prima ondata la siamo... Ah, uno è andato. Ed è andato prima che si innescasse la trappola. Mi è piaciuta molto questa. Frusta ardente, intimidazione. Ok, così il maghetto della prima fila dovrebbe scappare al prossimo incontro. Se non muore prima con la sega. Ok. Ci siamo. Aia. Paura dei morti, però... Ok, prende tutti e due. Aspetta. Benissimo. Dai. Alito congelante. No, lancio il blocco a lui, che tanto questo tra poco dovrebbe lasciarci in lacrime. E infatti. Ok. Palla di fuoco. Tutto nostro, yes. E mi sa che scappa. No, invece no. Non riesce a uccidere il nostro. E noi lo uccidiamo con l'alito, mi sa. Mi sembra anche giusto e sacrosanto. Ecco. Bene così. Hai protetto il tesoro. Scienziato scheletro, uomo cinghiale e cane scheletro. Io metterei un altro tank. Mi piacciono i tank abbastanza. Oppure lo scienziato. Danno natura. Danno ad aria, danno davanti, altrimenti questo colpisce solo la prima fila e non fa danni ad aria. Questo è il problema. Poi questo è molto carino perché lo metti dietro e dà resistenza aumentata a 2 a tutti i mostri del gruppo davanti. È critico garantito a quelli del gruppo dietro, quindi potrei metterlo al centro. Fortifica un tank e aumenta il colpo critico a chi sta dietro. Tutto bene. Addirittura qui il mostro che sconfigge questo eroe ottiene 2 motivazioni. Scienziato la sa lunga. Ha studiato. Ha studiato. Allora. C'ha 2 palle per me. Proprio. Ispira di più il cane che aiuta sia davanti che dietro. I cani ispirano sempre. Aia, questo proprio deve... Questo si riposerà, sì. Mi sa proprio che devi far riposare. Va bene. Quindi, evento per ora no. Ho 171. Addestratore? No, ho paura che non mi bastino le monete. Ah, ok. Quindi per ora rischio l'evento. Il responsabile RNS ha bisogno di una cavia per testare una nuova trappola. Ti chiede di fornirgli uno dei tuoi dipendenti in cambio di oro. E sono tanti oro, però... Il povero cane scheletro che ho appena preso... La vedrà male, va bene. Ora sì, ho 521 oro.
Scegli un dipendente per proteggere il reparto vendite durante un viaggio d'affari. Io invece investirei. Eh Sono organizzati, la cosa è che fanno i sì. meeting, i viaggi d'affari. Compra un mostro, una trappola a questo commerciante senza scrupoli. No, senza scrupoli. Dunque. Comincerei a, diciamo, portare al secondo livello un po' tutti, no? Almeno. Bene, abbiamo una parvenza di. Costano pure tanto, eh? 2,50 questo, mamma mia. Ok. 120, 120. A destra. 200. Costa di meno. Vabbè. Ulna. Non parlo. Andiamo avanti, un altro Vai evento. avanti. La nona porta. Goltor chiede sangue, placa la sua sete e lui manderà nel mondo mortale una delle sue incarnazioni più temibili. Mi chiede 25 per sangue e io ne ho 21, molto. Oppure evoca un mostro casuale di tipo demone, meno 240 vita se scegli il rituale. Lo proviamo lo No. Vabbè, stesso, dai. Ok, no. paga 240 il boss. Però avrò un demone. Messo troppo bene, però. Invia tre volontari a saccheggiare un luogo a tua scelta. Ma sì, siamo cattivi, facciamolo fino in Dobbiamo fondo. saccheggiare. E questi sono i volontari, tutti di primo livello. Molto bene. Perfetto. Trovo un artefatto o libera un mostro. Aumentiamo il nostro roster. Quindi 1, 2, 3 sono i volontari. Questa è la spedizione. Vai. Villaggio degli zotici. Che Esatto. termine desueto zotico. È vero. I tuoi volontari hanno organizzato una festa danzante con una serie di falò e qualche allegro omicidio nel villaggio. Mi pare anche sacrosanto, Hanno allegro persino omicidio. trovato un mostro in gabbia e l'hanno liberato. Non hanno riportato ferite. E ho un tamburino goblin. Sto E bene. 110 oro raccolto, che male non fa. Assolutamente no. Ah, quasi dimenticavo. La Dungeon Company possiede diversi dungeon da difendere. Inviamo squadre solo quando i nostri specialisti ci informano che un gruppo di avventurieri si sta avvicinando. A volte potrai scegliere tra diversi contratti. I più pericolosi sono gli eroi, maggiore sarà il bonus in caso di successo. Va bene. Grazie al servizio portali della Dungeon Company, spostarsi da una parte all'altra del mondo è una questione di attimi. Ok. Evitiamo per ora. Io... Io sì, eviterei i veterani. Al momento sì. Avventura. Un artisticamente grazioso. Eh sì, tutto pixelloso. L'hanno pure rifinito rispetto. A prima. Eh sì, è vecchiato. Allora, qui abbiamo Urbo che non vorrei. Vabbè, l'ultima volta lo scendo giù. Faremo così, così poi li facciamo riposare. Non valido. Rimettiamo la catapulta e poi la sega, così c'è l'altra stanza, diciamo. Ok, sega sta facendo un buon lavoro. Sì, ma lo devi migliorare, secondo me. Sì, diciamo che si stanno comportando bene i ragazzi della seconda stanza. Eh Perché già arrivano fiaccati, già. sì. Però devi migliorare le trappole. Le miglioreremo. Prima volevo portare a livello 2 un po' tutti. Allora, lui è molto fastidioso, ho visto. Qua c'è un monaco. Cos'è? Novizio. Oh, mamma mia. Ok.
togliamo la prima linea loro. Danni ad area sempre utilissimi. Aia. Bello questo. Addirittura, mi è piaciuto. Uno scudo protettivo. Si ricomincia. Pugnale avvelenato a te. Un'altra bella raffica tossica. Uno è andato, perfetto. E questa me la sono beccata. Ai, adesso prende a cazzotti, eh. Allora, vediamo di fiaccare. Questi sicuramente non verranno uccisi da questo gruppo. Quindi provo il tutto per tutto così. Trucco goblin e freccia avvelenata. Riesco a uccidere la signorina. Vai. Il monaco che non gli avevi dato neppure mezzo sesterzo, e invece questo panciotto protettivo, insomma, ha funzionato. Quasi del genere, eh? Eh sì, c'ha grasso molto utile. Quello ha fatto la fine di un personaggio di Kenshiro, va bene? Ti stavo dicendo esattamente quello. Vabbè. Sei già morto e non lo sai. Esploso tutto. No, ma c'era pure un personaggio, un cattivo contro Kenshiro, che aveva un film, il primo lungometraggio, che aveva questo aspetto, era gigante, chiaramente, e si vantava del suo caro. Dovrebbe morire con la sega circolare. No, è troppo salame. Tutti i punti ferita, gli ultimi 10. Io ci provo a farlo piangere, ma difficile. È morto da solo. Bobina elettrica, questa mi piace tanto. Molto simile. Pianta velenosa. La velenosa non è neppure male. La pianta velenosa attacca tutti ed è molto più utile. Questa attacca davanti. Questa attacca dietro e va in combo con seguaci d'aria, perché applica debolezza all'aria. Ma non è male neppure la pianta velenosa. Va bene, dai. Ok. Mi piacciono tutte e tre. Furbog deve assolutamente riposare. Furbog... Non è il caso che si muova. Addestratore allenamento. Sessioni intensive di palestra. Un master deve rimanere in forma, quindi sarà lui a migliorare. Sì, anche perché avere un punto esclamativo sulla... Vediamo un po'. Archivista. Ah, ok, sono informazioni forse. Quanto stregato. Il danno inflitto ai dai mostri e agli eroi con vita al massimo aumenta il doppio. Bene. Ottimo per gettare il guanto di sfida e iniziare un combattimento con un gancio destro. Come quello di Tobi Ludo non mi calza mai. Esatto. C'è un'altra cosa. Sfera di catrame. Tutto bene. E Gida. Ok, non c'è altro. Dunque. Che stai smontando? Che si sentono rumori molesti? No, ho soltanto detto. Ah, ottimo. Giustamente, ma un vero uovo. E allora? Torniamo indietro. Diciamo, no, l'allenamento per il master. Non arrivano gli eroi al master, quindi per ora. Beh, così, addestriamo gli altri che sono rimasti a livello 1. Questo costa 200, 150, 200, 250. Sempre quello che costa di meno per ora. E ne puoi fare uno solo. Eh sì. Quello che costa 150.
che c'è qui. Ah, ma andiamo in guarnigione Furbog? Come si manda in guarnigione? Non so. La fiducia? C'è un punto esclamativo. No. Tasto destro? Tasto destro, no? Vabbè, ci arriveremo. Forse qua siamo in sessione di addestramento e quindi non è quella giusta. Vediamo da qua. E infatti. Ora sì. Ah no. Rimuovi. E poi... Dunque. Gli ex o l'ex? Gli ex. Quindi abbiamo Grimmock, Takmash, Vizerk, li mettiamo qui, sì. E Ulna la retrocediamo. Stanza 2 così, anche se Ulna è stata molto utile in stanza 1, devo ammetterlo. Va bene così, andiamo a riposare ragazzi. Vediamo cosa succede. Banchetto aziendale. I tuoi dipendenti ti hanno invitato a un pranzo. Stanno salmodiando il tuo nome quando si scopre che è il tuo turno di pagare per tutti. Ma che cosa paghi? Più una motivazione per tutti i mostri disponibili. Ottimo. E paghiamo le bevande, dai. Pago da bere per tutti. Saranno contenti. È un bel direttore. Vendi i mostri in guarnigione e non ti servono più. No, per ora ce li abbiamo un po' centellinati, quindi andiamo avanti. Incidente di pulizia. Mentre spolverava il dungeon, la goblin delle pulizie ha liberato un mostro intrappolato in una ragnatela. Pierre, lo scienziato scheletro. Inoltre, ha svegliato per sbaglio una regina dei ragni che chiede che qualcuno paghi per le tele distrutte. Ai ai ai. Ai ai ai. Se la combatto mi faccio male. Per fortuna, voglio dire, ancora gli eroi non riescono a scalfirmi, quindi la combatto. Mi faccio rispettare così. Poi. Non ho dipendenti da mandare, non voglio rischiare. Faccio l'evento. Hai piazzato una scommessa su una corsa di cinghiali durante la pausa pranzo. Non si annoiano mai. Il tuo suino. Organizzati, eh? Eh sì. Fini, eh? Il tuo suino ha tagliato il traguardo per primo e hai vinto alla grande. Puoi anche usare le vincite per dare una festa per i tuoi dipendenti. Ora non ci allarghiamo, ho già speso abbastanza. Ti ho offerto da bere la settimana scorsa, insomma. Va bene così. Vai avanti. Esatto. Avventurieri. Eh sì, arrivano altri avventurieri. Siamo alla settimana 15. E le ore passano così, scorrono Sì, tranquillamente. no, tra un click e l'altro. Tra un mostro e l'altro. Dunque, prima una bellissima trappola e noi diamo il benvenuto così. Dopo di ciò facciamo questo comitato di benvenuto. Quindi orco, tamburino e arciere. L'immancabile sega circolare della seconda ondata. E per chiudere uno yetigo. Poi cosa mettiamo? Tutto ghiaccio, ghiaccio, eh? Exodius? Ah sì. Ah sì. Facciamo shock termico, ghiaccio fuoco. Sì, elementalista pure qua, vai, vai. Quindi, come benvenuto, una bella scarica velenosa. Brutto. Li ha appena aumentati.
continuiamo ad avvelenarli allegramente. E applichiamo furia ai nostri. Come lui, come l'ha fatto il barbaro, l'ho fatto anch'io. Ah, questa cosa mi piace assai. Anche che c'ha lo scudo. Sì, è di livello 1, è il più scarso, insomma. Lo addestreremo. Continuiamo ad avvelenarli pesantemente. 25 danno più debolezza. Quelli sono ancora tutti infuriati, quindi sì. Ho fatto saltare i timpani. Loro hanno fatto saltare l'orco. Aia. No, il mio tamburino. Va bene. Il suo lavoro l'ha fatto. Continuo ad avvelenarli. Morirà per una buona causa. Aia. Anche perché la sega forse si porta via la sacerdotessa. E applica sanguinamento. Ah, brutto lo sfondo qua. Ok. E abbiamo ammorbiditi. Come, Edo? Diciamo che abbiamo ammorbidito un po' l'immagine. Eh sì. Dunque. Credo di non arrivare... Forse sì, forse ce la faccio a farli scappare, fare scappare lui. Ci prendiamo le lacrime. Che lui fa... danno morale. Davvero complicato. No, ce la faccio un altro. No. Uccidiamo prima. Aio. Ah, lo Yeti Go. Bello tosto. Resistente. Meno 10 al morale, ma muore prima. Eh sì. Non piangete per il giappone. E lui fa solo danno. Pazienza, dai. Niente lacrime per oggi. Ah, simpaticone. Oh, ah, gli lancia il braccio, ma è fantastico, non l'avevo visto. Quindi pugnale volante. Che fa tu? 30 danno fisico, questo mi piace. All'eroe di davanti fa tanti danni e sanguinamento. E meno 15 di vita. Per 3 turni, quindi sono 45. No, veramente molto. 3. Pardon. 5 per 3, sono 15 in aggiunta. Sì, giusto, più 30. 30 più 15, è giusto? Ok. No, credo che lui dica 30. 30 di danno fisico più 15. Sì, 5 per 3 credo che sia la modalità in cui viene. In cui viene... Esatto, spalmati in 3 okay. Turni, giusto? Ok. Nuvola avvelenata. E avveleniamo tutti sempre. Però se trovi quelli immuni al veleno, non fai niente. Allora, cosa scelgono dal pubblico? Tu cosa sceglieresti? Io il pugnale. Ma pure io. Aspettiamo un minuto. Anche se sei bella... La bobina mi ispira tanto. Lo vedi che stuzzica la bobina? Stuzzica, sì. Vediamo il voto del pubblico. Ci siamo un po' sadici, diciamo. Vediamo se entro un minutino... Ci siamo un po'. Otteniamo qualcosa. Niente.
Non abbiamo spaventato nessuno, Edo. Siamo troppo cattivi. Siamo sadici, siamo cattivi. Siamo bambini cattivi, quindi. Eh sì. Allora. Va bene, quindi al pubblico nessuna risposta, andiamo di pugnale. No, abbiamo detto che stuzzica, quindi stuzzichiamo. Stuzzica, azzurra. Motivazione. Vabbè, loro erano in guarnigione, giustamente. Ok, furbo che si farà un'altra giornata a Ciala. Ok. Andiamo a portare al livello 2 il mitico Grimok. E poi il tamburino. Sì, l'abbiamo schierato. Altrimenti ci sarebbe lo Yeti Go. Ma lo Yeti Go mi sembra abbastanza tener botta. Tu che dici? Un'altra cosa da ottenere, un'altra, cioè può esistere, poi però lo portiamo poi a livello 2, perfetto. Andiamo avanti. Qui abbiamo troppe poche lacrime, quindi farei l'evento. Un cacciatore di teste è qui per presentarti un mostro promettente che ha trovato sul mercato del lavoro, uno stregone orco che non mi posso permettere. Pazienza. E che stiamo puntando a fortificare i nostri. Sessione intensiva in palestra per fortificare lui. Oppure un evento. Che dici? Ma come evento, poi la prossima volta fortifichiamo lui, perché è ancora di primo livello. Tanto siamo a 30 settimane, abbiamo detto. Il servizio dura? Non ricordo bene. Dovrebbe essere 30. L'hanno detto all'inizio. Eroe in bottiglia. Ha creato una centrifuga in grado di trasformare il sangue di eroe in lacrime. Ci sto. Almeno siamo pari. Il prossimo alchimista lo andiamo a trovare. Sì. Continuiamo contro gli avventurieri. Quelli che sto lamentando. Cosa? Eh sì. Sto lamentando, sì. Adesso cominciamo a prendere botte. Vabbè, ma è giusto che sia così, che posso essere sempre... E magari dalla prima stagione ce la facevano passare tranquilla. No, è cattivo. Dunque. Qui cosa facciamo? Proviamo subito a stuzzicare? Sì, dai. Qui la premiata ditta funziona sempre. Quindi ecco qua. E infine l'immancabile Sega. E quello devi assolutamente migliorare. Eh sì. Ouch. L'apprendista ti fa sentire, va bene. Allora noi cominciamo. Oh mio Dio. Facciamo di scelta. Ok, li abbiamo infuriati. Qui dovremmo fare più danno. Sempre che riesca ad attaccare. Riproviamo. La signorina si fa molto male col veleno. Eh sì. Prossimo danno da veleno, la signorina discepolo, apprendista, cos'è? Apprendista. Dovrebbe morire. Da 8 punti ferita. Ora si prende questa pioggerella. Esatto. Tamburino fatto molto male. Lui continua a parare benissimo. Bene così. Spara, Fogus, spara. Dai, ha fatto il suo dovere. Sì, Ulna è forte, mi piace molto.
Ah, qui c'è la stuzzica. Ouch. Ok, pochi danni. Più bello che di magici. Allora, noi ci proveremo a farlo scappare. Penso proprio che non ci riuscirà neanche questa volta. Però va bene. Meno 10 al morale. Ok. Altro meno 10 al morale. Ok. Il discepolo sta cominciando a sentire questa canzone. È la tempesta di dolore. Lo rallentiamo, così attacchiamo più spesso, in teoria. Dai che riusciamo a farlo scappare, forza. Vai. Ma lui imperterrito no. Sì, lui imperterrito, vero. Continua a essere rallentato per 5 turni, poveretto. Che ce la facciamo? Vai. Dai, scappa. Ce l'abbiamo fatta. Abbiamo trovato un altro boss. Può darsi, no? Ah, no, nessuna pietà. Potenza. E sfida. Faccio scappare. Potenza 8 cos'è? Non lo capisco. Sono molto indeciso perché questo toglie molto morale. Quindi li facciamo scappare. Preziose lacrime per il futuro, che dici? Va bene. Se eventualmente dovessero arrivare al cospetto. Al suo cospetto. Eh sì. Motivazione Ulna mi sa che deve andare a casuccia. Sa? No, sbaglio sempre. Rimuovi. Urbog può tornare in stanza 1. In stanza 1 facciamo tornare il goblin, di modo che schieriamo Furbog, Gags e uno tra i due, Takmash e Pierre. Okay. Per ora sono tutti pienamente operativi. Qui invece continueremo a schierare loro tre. Che hanno dato prova, ottima prova. Però. Eh sì, sono abbastanza forti. Grimmock quindi a questo punto. Futuro lo farei riposare. Ok, addestratore mercante evento. Credo di non avere abbastanza monete per addestrare, quindi che facciamo? Credi, prova evento o mercante? Ah, non vuoi addestrare perché non hai... Temo proprio che manchi lo Yeti che costa 200-250, quindi non ce la facciamo. Allora, se avessi avuto 200-201 monete avrei rischiato. Secondo me. Giro dell'ufficio. Mentre cammini per i corridoi, noti un mostro che aspetta un colloquio di lavoro. Potresti assumere il candidato subito, senza intermediari. D'altro canto, chi ha detto di presentarsi senza invito? Beh, sì. Non mi piacciono i furbetti che saltano la fila. Vai via! Andiamo avanti. Questo cos'è? Una gita tra colleghi è sempre una gioia. Siamo pur sempre non umani. No, sono curiosissimo. Andiamo a vedere. La direttrice delle risorse mostruose ritiene che i tuoi dipendenti siano estremamente stressati e ti suggerisce una serie di attività per stimolarli. Possiamo fare chiaramente tutti
Cioè, uno qualsiasi dei tre perché possiamo permettercelo. Come bonus siamo messi bene. Due in guarnigione e non abbiamo, diciamo, carenza di personale. Questo. Gli attacchi danno. Con danno applicano ustione. Bello. Oppure velocità aumentata di 40 significa che tendenzialmente i miei sottoposti attaccheranno sempre prima dei eroi. Tu cosa faresti? Io farei una cattiveria totale. Vedo. Questa dici? Sì, dico, io pendo per il rito occulto, tu? L'iniziativa non sarebbe male, però va bene, va di tutto occulto. Vediamo se dal pubblico qualcuno si esprime. Aspettiamo un minutino scarso. Vediamo un po'. Considerate che il buffet self-service non ci serve, perché abbiamo tutti molto motivati. Nada? Nada? Niente. Allora, la 1, 2, 3. cattiveria più totale, vai. Ingegnere, finalmente proviamo a potenziare la nostra fantastica sega circolare, che ne pensi? Da Direi, 30 già. 10 a 30, tutti quanti. Va bene così. Possiamo andare. Vediamo l'alchimista, perché non abbiamo oro, ma abbiamo abbastanza sangue e lacrime. E infatti, ricordavo bene, possiamo convertire un po' di tutto preziosissimo oro. Ok, ma non abbiamo tempo per potenziare un'altra trappola o addestrare lo Yeti. Gli avventurieri arrivano e arrivano di difficoltà un po' più bassa, sì. Mentre i veterani sono molto Ma più. sono molto più alti, eviterei. Per ora andremo sul sicuro. Sì. Dunque, facciamo il comitato di benvenuto come l'altra volta, che ne pensi? Dopodiché, gli mettiamo Furbox, il nostro mitico Yeggs, e il tamburino. Sono molto deboli questi, la prima ondata, però dà molto fastidio, secondo me. Ok. Facciamo la nostra fiammante nuovissima sega. Li Che cosa gli piazziamo? piazziamo? Ok. Che ho detto? Che hai sentito? Niente. Ma meno male. Ed eccolo qua. Ancora non ci è arrivato nessuno. Sì, lui si fa il solitario, penso. Ma tranquillo. No, mi hanno scambiato. Maledetti. Ok. Ci diamo. Mamma mia, questo qui farà fettine tutti quanti, vabbè. Facciamo così. Baccano. Facciamo danno perché ho paura. Non arriveranno ad attaccare il prossimo turno. Soprattutto lui, poverino. Aia. Poveretto. So. Becca di questo. Nevica. Ah, rallentano loro, mamma mia. Altro baccano. Facciamo male. Aia, Furbog finito malissimo. Però, diciamo che il novizio tra poco muore. Sì.
Molto bella questa prima ondata. Tra l'altro gli ha lasciati veramente con poca sì. energia. E mi sa che il lavoretto lo finisce la sega circolare. Bella potenziata! Oh! E lui continua ancora in pelle. No, morirà sanguinante, esatto. Ai piedi della statua. Dunque, prendere gloria ai cattivoni. Io riprenderei il cane che avevo sacrificato sì. molto brutalmente. Allora, mi raccomando, di nuovo. Ok, possiamo continuare. Grommok può tornare a casa. Vieni, Grommok. Sta a casa, aspetta. Mettiti in stanza 1. Stanza 1 funziona, funziona pure molto bene, secondo me. Stanza 2 possiamo... No, Gex adesso si deve un po' curare. Chi? Si deve riposare. Gex la prossima... dopo la prossima ondata. Che ho visto che al massimo perdono due tacche. O uno o due, non di più. Rischio. E poi sì, possiamo schierare i due orchi e quindi lui può riposare in teoria. Sì, possiamo fare così. Tanto schiero loro tre. Speriamo bene. Chiudi. Abbiamo ben 337 monete. Io migliorerei un'altra trappola. Il veleno, così gli diamo subito la pianta velenosa. Ah, però 20-25. E poi abbiamo 10-15 morale. Questo è molto bello. Perché... Se invece la sega. La sega costa 175. E aumenta il sanguinamento successivo. Quindi non il danno inflitto, ma... quello postumo. Sì. Lo posso, quindi da 10 a 15 per 3 turni. Sì. Anziché 5. Anziché per 2, sì. Ti piace molto, molto... Hai l'occhio lungo per questa sega, va bene. Addestratore, penso che non possiamo addestrare nulla. Ah, Exodius, va bene, sì. Perso per perso. Ok. Assedio. Alla Dungeon Company serve equipaggiamento. Noleggia qualche trappola. Posso dargli il corno, no? Oppure queste due che non usiamo quasi mai. No, il corno è inutile. Non è... Però questo ci frutta 300. L'abbiamo completa con tanta mo. Fai tu. Voilà. Saccheggio, viaggio da fare. A questo punto io proverei viaggio da fare, così abbiamo visto un po' tutto. Provo. Quindi Ulna mancherà per 5 settimane. Io darei Pierre, perché tanto non lo schieriamo ed è di livello 1, quindi rischia soltanto di prendere tante botte per ora. Vai. E ci pagano pure di più, però. Veterani, io farei... La finale, forse. Io rischierei. Voglio rischiare. Che dici? Ma sì. Vorrei proprio rischiare. Vai. Affrontiamo un campione. Quindi, doppio orco e tamburino del comitato Pelle Verde di Benvenuto. Poi facciamo la sega sempre dopo. Prossimo gruppo di mostri. Sì, facciamo il corno o la pianta? La pianta.
fa... e li ammorbidisce ancora un po'. Qui l'immancabile è fantastica sega circolare. E qui abbiamo un Exodius di livello 3 che non vede l'ora di scatenare l'inferno. Ok. Così ti ha detto uno. Sì, così mi è stato riferito. Mi sembrava molto motivato. Carico, esatto. Carico. Vediamo un po'. Tanto per vedere le statistiche di questi eroi. Azz. I punti vita. Sono tanti. Vabbè, il campione. Vabbè. Mamma mia, faranno male. Faranno malissimo. 49, 27, 62. 82. Mamma mia. Oh, io ci provo. Forza. Ecco. Okay. Ha fatto in tempo a dare la carica. Mamma mia, quanto dolore. Non si fanno niente. Non si fanno niente. Ma che livello sono? Livello 3, ok. Non sapendo. Adesso so. Se non ho tutti a livello 3, non affronterò mai un campione. Ok, dai. Aia, poveretti. Questo cos'è? Un elfo? E l'ha pure curata, mannaggia. Non mi importa, a me importava uccidere lui. Sì, no, ha curato l'elfo, ha curato lui. Ma non tanto. Continua a farsi malissimo, quindi va bene. Continua a fare danno al primo della fila, almeno diminuiscono, no? Spero. Tanto lui, il prossimo turno c'è. Forse il prossimo turno. Ai ai ai, ha dato furia, mamma mia. Tanto col braccio lo uccidiamo. Oh. Au. No, no. Non ce la farà mai ad attaccare. Peccato. Allora, li rallentiamo. È il più motivato di tutti. Eh sì. E non ce la... No. Penso. È un morto del cammino. È un non morto del cammino. Palla di fuoco dietro. Una colonna di fuoco. Bella, la... Bella. Beh, 104 danni glieli ha fatti. Però eh sì. Sì, vabbè. Era molto motivato. Un solo sprazzo in questa partita, ma di gran classe. Di gran classe, esatto. Lui dà soddisfazioni enormi con questo braccio che ricresce alla Junior di Dragon Ball. Ecco. Dicevi del braccio alla Junior di Dragon Ball? No, niente. Okay. Lo abbiamo... Dimezzato e più, quindi arriverà al cospetto del boss. Vabbè, il boss è troppo forte. No. Prima gli diamo sanguinamento e poi lo prendiamo a botte con la frusta. Tra l'altro, quello fa attacchi, ma lui è immune al... non so che cosa sia. Toh! Chi è il campione adesso, eh? Non parli più, Pirletto. Allora, io direi che siccome gli scheletri... Abbondano. Continuerei con gli scheletri. Va bene. Che ne pensi? Beh, va benissimo. Sì. Poi il nome mi piace. Kozuka. Kozuka.
Motivazione. Ok, Exodius può stare ancora un ride, diciamo. Può difendere un'ultima volta prima di andare a riposare, forza. Siamo alla settimana 30. Dunque, Yex può tornare in stanza 1. Stanza 1 è molto molto affollata, vedo. E anche Ulna ritorna. È piena di stanza. Ma no, Pierre per ora non lo può usare perché... Per 6 settimane, esatto. Vabbè. Promuoviamo in stanza 1 Dravap, ma non vedrà i nemici tanto presto. Ok, diamo un bel po' di soldi. Io comincerei a potenziare. Vai, vai. Potenziamo le altre cose. Tipo la pianta velenosa. Una domanda per curiosità: va a livello 4? A livello 4? 40 danni fisico. Sì, e 20 vita, 5 per 4. Ok, tu servono pure 10 lacrime che non abbiamo. Allora niente, vai col veleno. Eh sì. A questo punto... No. Risparmiamo per qualche addestramento così affrontiamo meglio i veterani. Sì, sì. Lascialo. Tra l'altro, questo scontro col campione mi ha sicuramente dato più fiducia nei mezzi che abbiamo, quindi i veterani li potremmo anche affrontare. E dove andiamo? In viaggio d'affari o affrontiamo un evento? Il viaggio d'affari che ci faceva fare? Non lo ricordi? Scegli un dipendente per proteggere il reparto, come abbiamo fatto con Pierre. Ah, va bene, dai, così guadagniamo monete. Per 8 settimane. Facciamo a meno di Dravap che... Ma potremmo okay. Anche farne a meno, dai. 183 e 20... Eh sì. Esatto. Santuario. Una cerimonia tetra, come giusto che sia, tanto da peggiorare la vita degli avventurieri. Io sono curiosissimo di andarci. Proviamolo. Vediamo cosa può fare. L'officiante sta aspettando le tue istruzioni e le tue offerte per iniziare il rituale. Con quale maledizione affliggerai gli umani nei prossimi mesi? E posso fare solo questa. Maledizione penale. C'è sanguinamento per 3 turni. Giusto? A meno 15 di vita. Ok. E qui... Qui ci provo. Veterani di nuovo. Vai. Campione prima, adesso veterani. Mi sembreranno più facili, giusto? In teoria, ma sappiamo che è tutto. Facciamo quest'ultimo scontro e poi salutiamo gli ascoltatori. Allora, in arrivo una bella spruzzata. Dopodiché, comitato pelle verde mi sembra che ha funzionato. Giusto? Ulna non la schieri? No, Ulna no perché è troppo debole. Però. Più che altro sto replicando la difesa che ho adottato contro il campione, perché so che tutto sommato è stata efficiente. Certo, è inutile rischiare, hai ragione. E qui mettiamo al solito Risri, Vizerk. Risri però puoi farlo salire, eh? Che vuol dire salire? Che livello? Ma non adesso. Non lo posso addestrare adesso. Quando mi... No, quando puoi, dico... Ah, quando posso, certo. Sì, no, ora no, sei... Vediamo un po'. L'ultimo scontro della giornata. Ahia. Ora arrivano e si fanno male. È bellissimo, perché gli abbiamo scagliato la maledizione. C'è la maledizione cattiva, quindi. Sai che mi ricorda la cera? No. Soia di Thrain. Ah, vero. E allora facciamo come prima, tamburo di guerra. Speriamo bene che non muoia in un colpo solo. Ecco. Più o meno. Poveretto. Però le animazioni sono veramente belle. Eh sì.
Fisicamente nulla da dire. Oh. Ai. Quello, vabbè, è decomposto. Mamma mia, fa malissimo l'arciere. Come tutti gli arcieri. E anche questo. Ai. E chi manda furia cavallo del West? Ouch. Va bene, hanno fatto il loro dovere, forza. Poveretti. Fanno pena. Sto simpatizzando con i mostri. È incredibile sto gioco. Ah, con i mostri. Cioè, io pensavo, dal punto di vista nostro, loro sono i mostri. E allora, qui nessuna pietà, ragazzi. Nel senso, l'arciere mi fa troppo... male. Va bene, confido che i signori qui facciano molto male. Questa sembra che grida Olish, un'imprecazione. Oh. Bellissimo, ottima combo. Aia, brutto. L'apprendista bello potente. Ma intanto vorrei togliere di mezzo questo benedetto arciere. Sì, ora li rallentiamo. Dovrei avere un vantaggio di... Ho sbagliato potere, vabbè. Immune al freddo, molto bene. Rallentamento. Arciere per fortuna muore. Questo farà danno incredibile. Au. Aia. Brutto. Molto brutto. 88. 88. Non cambia nulla. Vabbè. Off. Mi sto dicendo, ma chi ce lo dice che ci arriva? Non è neanche arrivato. L'intimidazione è mica male. No, non è mica male. L'intimidazione devasta il morale, però, esatto. Mi piace molto. Nel caso ti arrischiassero ad arrivare, diciamo che non mi dispiace affatto. Vabbè. Motivazione. Okay. Possono ancora stare tutti. Bene, signori. Okay. È giunta anche l'ora. Io ringrazio tutti quelli che hanno seguito in diretta e quelli che seguiranno in differita, perché ricordo sempre le registrazioni restano su Twitch e saranno pure caricate su YouTube al canale della Decima Arte. La Decima Arte, che ricordo sempre essere il mio blog, ladecimaarte.com. Con me c'è stato tutto il tempo il gentilissimo Edoardo. Grazie a te, anzi, per avermi ospitato. Beh, il videogioco.com, per cui scriverò la recensione di questo bellissimo, perché mi è piaciuto tantissimo, questo bellissimo gioco. Noi ci vediamo molto probabilmente domani con un nuovo gioco da farvi scoprire. Vi auguro una buona notte. Ciao a tutti. Ciao, 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 ciao.